Dice Riolfo al termine di Lecco Pistoiese 4-1, dobbiamo molto lavorare, e di certo, ma non facciamoci ingannare però dal troppo severo 4-1 subito dalla Pistoiese, risultato pesante e maturato nel finale di gara quando gli arancioni erano sbilanciati per cercare di recuperare il risultato. A me il Lecco ad esempio è piaciuto poco, squadra poco elegante e poco amalgamata, ma provvista però di elementi ottimi in attacco, ecco la differenza. Semmai Riolfo dovrà lavorare sulla testa di tanti giovani a sua disposizione per cercare di evitare tracolli di fiducia, perché la classifica è brutta, incombe al Melani il Livorno e 7 sconfitte nelle ultime 9 gare stanno a significare evidenti difficoltà. Tra l'altro la Pistoiese in campionato non subiva 4 gol dal campionato 18-19, quando venne sconfitta al Melani dalla Lucchese per 2-4, e in trasferta non prendeva 4 gol dal campionato 14-15 addirittura, quando la giornata numero 35 venne sconfitta a Pisa, sempre in un derby, quindi per 4-2, tralasciando l'ormai famosa scoppola per 0-5 subita a Carrara nei playoff del torneo 17-18. Il fatto è che in trasferta quest'anno su 7 partite è stato conquistato un solo punto, quello contro la Pro Patria, poi 6 sconfitte con 3 gol fatti e 12 subiti. Allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, gli arancioni sono scesi in campo con Perucchini al rientro, Pierozzi, Camilleri, Solerio, Simonti, Mal, Spinozzi, Cerretelli, Valiani, Cesarini e Gucci. Prima iniziativa arancione al quarto, con incursione profonda in area di Gucci, stoppato in angolo, prima a fondo di Iocolano, il cui tiro viene respinto da Perucchini, rientrante tra i pali, come detto. Poi un tiro di sinistro di Magni messo in angolo al decimo. Capogna la palla giusta al 12°, solo solito davanti a Perucchini, ma un intervento disperato di Simonti evita una rete che sembrava fatta. Tiro centrale dai 30 metri di Cesarini al 14°, senza problemi per Pissardo. Una bella azione veloce dei Lombardi con Iocolano che rifinisce per Magni, il cui tiro secco non dà però problemi a Perucchini un minuto dopo. Un inizio a fasi alterne, non privo di errori da una parte o dall'altra, una sola vera occasione da gol per il Lecco. Intanto il capitano del Lecco deve uscire, malgrati, per una botta al fianco, entra Capoferri. Capogna, 24°, intercetta una palla dalla destra di Nesta e scaraventa però fuori, poi un colpo di Gucci di testa parato, poi tocca a Capogna, servito bene da Iocolano a sparacchiare una palla però altissima. Una grande occasione per la Pistoiese con Gucci che tocca la palla di testa a seguire per l'intervento di Valiani in area, ma l'uscita disperata di Pissardo rimedia la delicata situazione. Un calcio di rigore per il Lecco e giallo per Solerio, fallo di mano in area su iniziativa di Iocolano. E Capogna batte di destro forte centrale, la palla è imparabile per Perucchini. Al 31° del primo tempo il Lecco quindi è in vantaggio, il bomber lombardo alla quinta rete nel torneo aveva sbagliato di recente un rigore, ma questa volta invece fa segno. Lo stesso Capogna si becca un giallo per fallo di gioco al 34°, ancora la fase finale di tempo con errori su errori e francamente una gara non bella, con Lecco là davanti potenzialmente pericoloso, ma dalla manovra poco fluida come impostazione, e una Pistoiese a sprazzi che punta molto sulle iniziative e invenzioni eventuali di Valiani. Arriva il raddoppio del Lecco proprio in un momento delicato, al 45° con un gol di Iocolano. Gran merito della segnatura va all'azione caparbia sulla destra con traversone al centro in area, interventi possibili sia di Iocolano che di un compagno che in pratica gli stoppa la palla per il tiro vincente. È lesto il talentuoso Iocolano con palla che si infila alla sinistra di Perucchini. Tutta in salita ora la gara per la Pistoiese, questo raddoppio potrebbe essere decisivo. Inizio del secondo tempo con ottima occasione per la Pistoiese al quarto, prima con un intervento alla disperata di Pissardo per evitare un possibile autogol di Marzorati, poi nel controllare un tiro di Cesarini e palla sul fondo. Cambi della Pistoiese, Cerretelli per Simonetti e Salvi per Simonti. Un calcio di punizione per la Pistoiese a 2 metri dall'area con Valiani che però batte basso e non forte, poi conclusione bloccata da Pissardo. Ancora un cambio nella Pistoiese, cerca di rinforzare gli avanti l'allenatore con Chinellato, che fra l'altro è un ex blu celeste, esce Mal al 14°. Riolfo quindi cerca di dare più spinta all'attacco, la Pistoiese cerca di sfruttare gli errori avversari con qualche sortita, qualche palla su punizione, ma il tempo scorre e il Lecco si difende. Pistoiese tutto in attacco con cross in area e costanti, e in uno di questi al 34° un colpo di testa di Gucci costringe il portiere Pissardo ad un bel intervento in angolo. 2 cambi nel Lecco, nella 10 minuti dal termine, Moleri per Magni e Mastroianni per Capogna,
arriva addirittura però un impietoso 3-0 al 40esimo ad opera di Mastroianni, abile a colpire di testa due passi da Perucchini, una bella palla servita lì da Iocolano, che ha messo questo Iocolano becco in tutte e tre le segnature del Lecco, e una l'ha fatta lui. Al 41esimo un destro di Gucci dal limite dell'area dopo un errore difensivo dei padroni di casa che riporta il risultato sul 3-1, esce Baiani, entra Rondinella nella Pistoiese e anche Pierozzi per Stoppa. Ancora Pistoiese vicino al gol con un tiro di Stoppa al 44esimo e grande intervento di Pissardo. 6 di recupero e al secondo di questi 6 di recupero ancora il gol in Lecco con Mastroianni servito dalla destra e con la difesa arancione assai molle e sbilanciata. Il 4-1 però è assolutamente irrealistico per quello che si è visto. Che dire ancora, la Pistoiese esce a mani vuote quindi da Lecco, così come è accaduto quasi sempre, come detto, quest'anno in trasferta. Non è stato sufficiente un buon secondo tempo di spinta offensiva, ma senza mai creare però vere grosse occasioni da rete. Poi i botti in chiusura, peraltro ininfluenti. Non è che Lecco abbia fatto granché più degli arancioni, ma la qualità là davanti, soprattutto in Iocolano, si è fatta sentire tutta. E vediamo la situazione in classifica della Pistoiese, che non è dei migliori. A 14 punti abbiamo il Livorno, prossimo avversario degli arancioni, che però ha giocato una partita in meno. A 13 punti l'Olbia e poi il Piacenza con gli emiliani con una gara a meno. La Pistoiese è penultima con 12 punti ed infine chiude la Lucchese con 6 punti. Delicatissima quindi la partita di domenica prossima al Melania alle ore 15 contro il Livorno.